Sono ancora alla Aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni, dove nella scorsa puntata avevamo sospeso la chiacchierata con il nostro amico Giuliano Ignoto, perché distratti dal rullaggio di un aereo davvero bello ed imponente, il Cessna 208 Caravan, un executive con motore turboelica davvero versatile. Questa versione in particolare è adibita al trasporto di paracadutisti. Ne può portare in quota da 15 a 18, a seconda del peso del loro equipaggiamento. L'aereo, uno dei pochissimi di questo tipo in Italia, è in dotazione alla scuola di skydiving thezoo.it. Nel frattempo, i meccanici provvederanno anche al raffreddamento della turbina, che deve avere una temperatura inferiore ai 100 gradi per essere riavviata dopo il volo. Questo motore Pratt & Whitney è semplicissimo, essenziale e molto potente. L'avionica è di ultima generazione, ordinata ed essenziale come nella migliore tradizione Cessna. L'avvio di questa turbina rappresenta un momento magico per un appassionato di motori. Il suo sibilo inconfondibile, unito al rombo della rotazione dell'elica, lo senti nello stomaco e ti fa aumentare il battito cardiaco. Facendo il pilota acrobatico queste, diciamo così, queste sensazioni si amplificano, diventi molto più sensibile e addirittura a occhi chiusi riusciresti a dire come è messo l'aeroplano. Grazie a tutti, vi aspetto su Acqua Dolce Web TV alle prossime puntate. Ciao!